Siamo tutti in macchina? Sì. Eh no, papà no. Ah, eccomi. Voglio sentire un sì convinto, Dotto, eh. Vai. Siamo tutti in macchina? Sì. Siamo pronti ad una nuova avventura di mamma, papà, Dotto e Didi? Sì. Tu sei pronto? Prontissimo. Dotto, oggi... sei pronto? Sì. Sì. Dotto c'ha un po' sonno, ma è pronto perché oggi, ragazzi, stiamo andando alle cascate. Che bello, ragazzi, dopo 4 anni. Siamo troppo emozionati, per però volta. Prima di andare alle cascate del Niagara, che sarà un'emozione bellissima, e se riusciamo, speriamo bene, prenderemo per la prima volta la barca, quella che ci porta sotto, perché l'altra volta quando siamo stati, la prima volta, unica volta, era aprile, maggio. Era aprile, non era ancora iniziata la stagione delle barche. Questa volta speriamo invece che sia disponibile, anche se arriviamo nel pomeriggio, beh, vedremo, perché prima dobbiamo andare a Barry. E voi direte, che c'è a Barry? C'è la sede, comunque lo studio, io sono emozionata se ci penso, del fotografo youtuber che ci ha fatto appassionare alla fotografia e ci ha fatto iniziare il canale praticamente. Inizialmente solo alla fotografia, poi anche videografia, ha iniziato il canale, ha iniziato tutta questa avventura. Peter McKinnon, che dopo 5 anni ci ha portato qua. Sicuramente lo conoscerete, o probabilmente lo conoscerete, se non lo conoscete andate a guardare le foto che fa, perché, e i video che fa, perché è bravissimo. Comunque adesso stiamo andando allo studio della Dob Squad, si chiama così il gruppo, diciamo la società che ha con alcuni suoi amici fotografi e youtuber, tra cui Matti Apoia, che però sappiamo già che non è in Canada, dovrebbe stare in Finlandia perché lui è finlandese. Diciamo che è colpa loro, colpa se loro. Voi ci seguite nelle merito, nostre avventure, colpa, quello decidetelo voi. Però fatto sta che loro sono quelli che ci hanno trasmesso questa passione e sono un po' i nostri punti di riferimento. L'esempio. Esatto, punti di riferimento sul livello di fotografia che ovviamente noi non raggiungiamo, perché però no, ci proviamo. Però ci proviamo, magari lo becchiamo pure, che ne sai? Io lo so. Che ne sai? Andiamo. Io penso che se Alessandro beccasse Peter se potrebbe sentir male. Peggio di Ciro Immobile. No, Ciro non si batte. Ah, Ciro meglio di Peter. Sì, Ciro non si batte. Oh, se qualcuno ha contatti con Ciro Immobile, mio marito è innamorato. Vabbè, ho attaccato sto pippone. Andiamo, dai. Sono tanto emozionata, capito? Quando sono emozionata parlo. Guarda, l'edificio tutto colorato. Ma è abbandonato? Certo. Però l'hanno colorato, carino. Cioè, il decoro del degrado. Sì, bella questa. Era un vecchio ospedale. Tu immagini? Entriamo nell'ospedale abbandonato, colorato in Canada. Con gli zombie dentro. In centro, manco se mi pagano. Addirittura, ragazzi, l'elicottero. Qua c'è qualcuno che si è fatto male. Guarda, Tommy, l'elicottero. Trasporto grave. Si iniziano a vedere gli isolotti con le casette sopra. Che gioia. Proprio oggi, Che bello. Questa è un'altra cosa che in Italia non succede. Cioè, questi con la pioggia si fermano perché hanno paura. Vedete, si sono accostati e aspettano che passi la pioggia. Noi procediamo con cautela, piano piano, perché siamo in ritardo. Siamo in ritardo, ma soprattutto ma perché piove. Cioè, basta andare piano, stiamo attenti. Il pericolo più grande secondo me non è la pioggia, ma sono loro che se impanicano. Guarda, guarda. Ma tanti, guarda. Poi loro c'hanno la neve, cioè la pioggia non dovrebbe spaventarli così tanto. Boh. Guarda, guarda quanti. Superato quel pezzo, due secondi dopo. Qua non piove più e quelli stanno fermi lì. Vedete lì la nuvola nera? Eccola, mo la attraversiamo. Come dicono i francesi, ci ha detto un po' pedalino. Col tempo. Pedalino. Pedalino. Mettiamo benzina. Guardate come sono particolari le case qui. Queste sì che sono belle casette, caratteristiche. Queste sono proprio carine. Guarda, c'è pure il giardinetto. Il cancelletto. C'è un centro commercialino. Questo è New Market. Guardate la fermata dell'autobus. Bella, caratteristica. Spettacolo, con la corsia preferenziale. E al chiuso, perché qua d'inverno nevica. Pizzica. Guarda, un castello.
più o meno. Raga, siamo arrivati. Siamo arrivati. Guarda. No, vabbè, ma che è? Tutto canadese. Tutto canadese. Canadese, mamma. Guarda le bandiere. Tommy. Belle, eh? Proprio qui. Riconosci dei posti? Le bandiere. Le bandiere. Ricordi nei video? No, devo vedere il vicoletto, quello dove loro vanno sempre. Qui è dove Peter fa volare il drone, anzi guardate in alto se vedete un drone. One turn right onto Botsford Street and then your destination is ahead on the left. Eccolo, è questo, non so. Eccolo, il flamingo. Quindi è là lo studio, eccolo. Questo? Sì, è là sopra. Eccolo. È lì lo studio. You have arrived at your destination on the left. E questo è l'ingresso, forse? Può essere? Oh, ti aiuto, parcheggiamo. Questo è il parcheggio, infatti. Di che colore sono queste bandiere del Canada? Rosse. Rosse? Sì. E al centro c'è la foglia. Sì. Guardate il fanboy, continua a guardare le finestre. Nessuno si affaccia? No, ragazzi. Dai. Siamo arrivati. Qua si sta già oscurando la vallata, ma meglio perché il sole era parecchio molesto. Il piano è farci una passeggiatina qua nei dintorni. Prendere un caffè. Ci prendiamo un cappuccino. Cappuccino. Un cappuccino nel bar che Peter dice che è tanto buono. Quindi vediamo, vediamo noi italiani se approviamo questo cappuccino. E Totto c'ha sonno, fai vedere Totto che già c'ha sonno. Cioè ha mangiato e c'ha di nuovo sonno. Eccolo qui. Ale fanboy, probabilmente questo è l'ingresso. Ma guarda che bello questo posto. Quella era l'entrata. Sì, sì, mi sa proprio che quella è l'entrata. Ecco, noi facciamo una passeggiata e con la speranza. Chi lo sa, questo posto è pazzesco. Molto, molto bello. E poi c'è lei, Lavi. Ciao. Ci siamo presi un cappuccino. Bello, qua. E adesso andiamo un po' a girare questa cittadina. Sì, perché in realtà Peter e Matty si sono spostati, cioè stanno facendo un altro ufficio ancora. E sta un pochino più avanti. So che sembriamo pazzi, però sono le persone che ci ispirano di più e che fanno il tipo di arte che ci piace a noi. Ci hanno tenuto compagnia poi mentre stavamo in Canada. È vero, e poi davvero il loro tipo di fotografia è quello a cui puntiamo noi. Il nostro ideale sarebbe. Niente ragazzi, non l'abbiamo trovati e quindi sarà per un'altra volta. Adesso ci dirigiamo alle cascate del Niagara, che già siamo un po' in ritardo. Salutiamo l'ufficio, ciao. La nostra fortuna continua. Un tac, rumore che fa, la schiena che si spezza, non ce la farà. E sale la pressione e non conosce sto. Wow. Un po' troppo, no? Siamo arrivati a Niagara, che è sempre un po' complicato alla fine. Niagara, dove ci sono le cascate. La camicia di Garfield. Wow ragazzi, si intravedono. Ci siamo, ci siamo. Totto, pure la linea emozionata. Tutti emozionati. Guarda che bello qui questo vialetto, eh. Tutto fiorito. Oh, eccole. Eccole ragazzi. Noi siamo ancora qua. Già, siamo tornati qua. Siamo arrivati. Amore. Siamo arrivati, abbiamo parcheggiato, c'era scritto che costava $30, quindi hanno aumentato di $10 rispetto a 4 anni fa quando siamo venuti io e Fefe da soli. Adesso ci prepariamo e andiamo perché io voglio andare sotto la cascata. Speriamo, incrociamo le dita. Costi quel che costi, voglio andare sotto e bagnarmi. Abbiamo comprato anche i poncho comunque. E c'è Lavinia che è carica. Non sappiamo se lei la faranno entrare perché è un po' piccolina, semmai Fede resterà fuori con lei, io vado con Tommy, tanto dura circa una mezz'oretta e poi andiamo via. Tommy è partito. Qua ragazzi è dove abbiamo fatto la corsa io e Fefe. Aiuto!
Che spettacolo che sono, ragazzi, guardate. Uno spettacolo. Tornarci poi con loro è ancora più bello. Come si chiamano? Niagara. Vieni, mamma ti prende, vieni. Guarda. Niagara. E pure l'arcobaleno. Didi, questo è Niagara. Qui è da dove si va sotto la cascata, che è quello che abbiamo fatto 4 anni fa con Fefe, perché le barche non potevano andare sotto e quindi abbiamo fatto questo qua, Behind the Falls. Molto carino, costa poco, però era molto affollato e stretto e siamo riusciti a fare pochissime foto, ci siamo messi in fila. Non bellissimo, ma comunque era l'unica opzione, quindi ne valeva la pena. Stiamo cercando dove prendere la barca, che ci hanno detto essere un po' più giù. 10 minuti di camminata. In pratica stiamo cercando quella per andare là sotto. No, ragazzi, io sono troppo gasato, non vedo l'ora di vedere la faccia di Tommy quando andremo là sotto. E ci hanno detto che la vigna può entrare, addirittura anche il passeggino. Verrà sacrificato, credo, e abbiamo i ponci e ci daranno anche delle altre cose, non lo so, ma adesso andiamo a chiedere. L'arcobaleno nasce da lì, fa tutto il giro, 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 e finisce là dentro. E questa cosa la trovo pazzesca. Ah, eccola laggiù, la tenda bianca che dicevano. Fede dice che quelli rossi sono quelli canadesi, blu americani. Comunque qui inizia a arrivare già l'acqua. Ci stiamo già bagnando da qua. Ti arriva l'acqua? L'hai sentita l'acqua? Eh? È l'acqua delle cascate, eh? Si vede l'acqua da qua? Fede aveva ragione, perché dalla costa canadese partono i rossi e dalla costa americana partono i blu. Quello è il lato americano e questo è il lato canadese. Abbiamo imparato una cosa: il posto dove partono le barche è lontano dal nostro parcheggio, dove abbiamo parcheggiato anche 4 anni fa. Non avevamo calcolato questa cosa. Il campione è un po' assetato. No, Toto, dai, non fare così, Toto, andiamo, andiamo. Di qua, di qua, di qua, di qua. Ragazzi, Toto ci sta abbandonando, non ce la fa più. Toto, è ripartito tutto carico. Qui è dove si comprano i biglietti per le barche e questo è il prezzo: 32,75 l'adulto e i bambini sotto i 2 anni non pagano. Direi che è un ottimo affare. Siamo in attesa, paghiamo e ci siamo. Allora, il ci siamo, spiegaci Fede, che ti ha detto? Se portiamo il passeggino, non devono scendere dal passeggino, ma non possiamo andare a quello esterno. Ah, quindi solo dentro? Io direi che il passeggino lo lasciamo giù, ho detto che c'è lo spazio per lasciarli in sicurezza. Ok, guarda che bello da qua. Emozionata? Sì! Totto emozionato? Ragazzi, per me è un sogno che si avvera, perché come vi ho detto 4 anni fa siamo venuti qua, una delusione immensa, avevamo fatto solo quello dietro le cascate, sì, perché era aprile-maggio, quindi non c'era la possibilità di andare sotto e bagnarsi. Vuoi farlo con i bambini? Guardate, pazzesco, un'emozione fantastica. E a Toto gli ho detto un giorno ci porterà i suoi figli o ci porterà a noi, speriamo, dai. Però sono emozioni che restano, ecco. Vi ho lasciato questa dedica anche Alessandro del futuro, hai questo ricordo. Al vecchio Alessandro, sì. Ci hanno messo su un ascensore, non sappiamo il piano. E non possiamo spingere. Ok, è andato da solo? Sì, da solo. Beh, immagino, scusami, eh. Figo. No, io volevo chiedere una cosa, subito, quella. Oh, ti so chiedere una cosa. E lei? Emozionata? The boat. Emozionata, amore? You have to get on the boat. Possiamo dire? Comunque noi abbiamo comprato i poncho, ma qua ti danno quelli tutti uguali, tutti sì, rossi. Che ce lo danno tutti uguali. Quindi vabbè, abbiamo buttato $2. Vabbè, ma io perché ho pensato. Non malissimo. Oh, fanno la foto, ricordo, questa la compriamo. Ci hanno appena fatto una foto
quelle che si pagano, e credo la prenderemo perché siamo venuti molto bene e finalmente qualcuno che fa le foto a noi. Anche se la tipa non ci ha detto quanto costa, secondo me che costa un botto. Vabbè, però la prendiamo, la vogliamo, come ricordo. Qua c'è anche un bel posto dove mangiare, mi sembra. Stasera mangiamo qua, usciamo dalle cascate, prendiamo una cosina e mangiamo qua. Vedete com'è qua? Classici panini, bibite, per mangiare al volo, come diciamo noi. Ci siamo! Ci siamo! Eccoli, Rossi, forza Rossi! Sempre noi pensiamo come possiamo essere di aiuto per le famiglie e qua si lascia il passeggino. Quindi lo lasceremo qua e tutti, dove stai? Qua! E tutti sulla barca, perché col passeggino non potete andare fuori a mirare le cascate. Questa non ce l'aspettavamo nemmeno noi. Il poncio per i neonati e anche per Tommy ce l'hanno dato. Anche Tommy pronto. Tutti pronti? Stiamo per andare sotto le cascate, io non ci credo ancora. Cioè, è pazzesca questa cosa. Bello, bello. Vede, si fa cazziare. Siamo ufficialmente partiti. Noi ci siamo messi un po' seduti. Copriamo Didi. Qua ci si bagna, eh? Siamo proprio sotto. Eccoci! Copriamoci, copriamoci. Dove? Non riesco a coprire tanto. Aiuto! Aiuto! Oddio, io non vedo niente. Oh no. No, vabbè ragazzi. Oddio, che spettacolo. Aiuto! Vedi di là! Pazzesco! Voi? Mi sa che non ceneremo qua! Ce l'abbiamo da cambiare! Esperienza più bella di sempre, ragazzi! Ah, bellissimo! Tommy, tu? Sei contento? E diccelo! Eccolo, dici? Ciao! Dove siamo, Tommy? Come diciamo noi? Bye bye! Che vuoi dire? Vai vai! Dove siamo qua? Alle cascate del... Mio Dio, non ce la faccio! E loro? Senti una gara! Cinta! Toto! Sei tutto bagnato, mamma! Stanno arrivando altre secchiate d'acqua! È uscito il sole anche! Cascate! Cascate! Non zuppi! Tommy, come va? Ti è piaciuto? Salutiamo le cascate, ci rivedremo molto presto. Guardate la luce del sole come entra da lì. Bellissimo! Bellissimo! Bu, americani bu! Forza canadesi! Vuoi venire su? Loro che si tengono la mano. Bacina Didi. Oddio, che belli sti ragazzi. Come si chiama lui? Tatto? Come lo chiami, fratellone? Sì, amore, Tatto. Tra l'altro noi quando abbiamo organizzato il viaggio non volevamo neanche farla questa cosa, perché abbiamo detto sicuramente sarà chiuso, con i bambini non ci faranno entrare. Poi una sera siamo messi là, abbiamo detto mettiamo anche le cascate, no, della gara in programma. No, proprio una gara, volevamo andare direttamente avanti. Perché ho detto vabbè, siamo già stati, però ne passa proprio la pena. È un sogno che si realizza, venire sulla barca dentro alle cascate praticamente, con loro, cioè 7 mesi sotto le cascate della mia gara. Vieni.
Thank you for joining us today aboard Niagara City Cruises. Prego, ragazzi. We sincerely hope that you enjoyed the cruise. Hanno avuto i nostri family sulla loro barca, ragazzi. Un campione che scende le scale. Bravo! Lavinia che non ha ancora realizzato. Però è stata brava, eh? Hai visto? Mi ride. Speriamo ci sia ancora il passeggino. Passeggino salvo. Alla fine i poncio si buttano qua. Presa anche calamita ricordo, perché noi siamo i rossi. E per Tommy invece abbiamo preso un libro sugli animali canadesi. Non solo per Tommy è... Tommy per tutti e due, lo leggono stasera insieme a letto, ha detto. Abbiamo chiesto per la foto, due foto, una di giorno e una di sera, che si vedeva il bordino ritagliato su di noi. Faccio io a casa. $50, due foto, una 45. Ma insomma io quelle tutti fradici sotto al coso. Abbiamo rinunciato e le avranno buttate sicuramente. Ecco perché la signorina di prima non ci diceva il prezzo delle foto. Avevo ragione. Comunque c'è anche la zip line per i più coraggiosi, che va lungo qua fino laggiù. Momento da sogno. Vai Tommy, lancia un pezzettino. Vai, lancia l'amore. Bravo, vai. Lancia. Lancia, non devi rincorrerlo, lancia. A Toto. Mamma e Lavinia ce n'hanno uno chiaro invece, che sta laggiù. Toto sta facendo le poste allo scoiattolo. Cori, quello chiaro. Ti ricordi come si chiamano i nostri scoiattoli a Quebec? No. Come no? Come si chiamava? Come si chiamava? No. Francis. Toto, passione gabbiani, è strafelice, guarda, guarda. Sì, ma sono troppi, a me non mi piacciono, Ale. Eccoli, eccoli! Toto, guarda qua! Mi è appena venuto in mente un pensiero che volevo condividere, che noi quando stavamo a Quebec, il punto più lontano a ovest dove ci siamo spinti era stato proprio Toronto, quindi il fatto che noi siamo qua, che dove siamo già stati, e da qui in avanti incontreremo altri posti dove siamo già stati con i cuccioli, è un'emozione incredibile. E pensare che lo immaginavamo con i nostri futuri figli, eccoli. È emozionante. Pensa quando arrivo a Quebec. A Quebec sarà tosta, però vabbè, dai. Bello, bello. A parte che siamo bagnatissimi, sta iniziando a calare il sole. Siamo stanchi, quindi scusate l'uscita così di emozioni, ma è bello. E auguro a tutti davvero di vivere emozioni così con la propria famiglia, specialmente. Realizzate i vostri sogni, non vi fate fermare dalle... Vero. Non lo so, dai problemi, dagli ostacoli. Della vita quotidiana, dagli ostacoli. Realizzate quello che volete. Va bene, ci andiamo a cambiare adesso che inizia a fare freddino. E poi per cena pensavamo di arrangiarci un po'. Magari prendiamo qualcosa di caldo a Tommaso. E invece la cena per Lavinia ce l'ho. E per noi ci arrangiamo, perché vorremmo chiedere a che ora sono i fuochi d'artificio. Belli, i fuochi d'artificio non l'abbiamo fatto 4 anni fa. No. Vediamo quest'anno. Un'ultima ripresa alle cascate di giorno. Ci siamo cambiati e adesso andiamo a cercare un posto dove mangiare, aspettando i fuochi d'artificio che saranno alle 10. Però capita una volta nella vita di stare qua a quest'ora, il bel tempo, quindi aspettiamo. Toto! Papà, ce li compri? Sono le 9 e stiamo aspettando i fuochi d'artificio. Nel frattempo le cascate stanno cambiando colore ed è bellissimo. Nel frattempo stiamo anche cenando hummus e crackers. Voglio dire ai canadesi che non stanno bene, perché chiudere i ristoranti nel centro turistico qua di Niagara Falls alle 8 non è da persone normali. È aperto fino alle 10 che ci stanno i fuochi e rimane aperto fino alle 10, ma che chiude alle 8? L'unico ristorante che è aperto è quello scicchettoso, €60 per insalata. Ah belli, che non mi mangio l'hummus, ciao! Ci tengo a immortalare questo momento. La mia schiena. Coccole a Niagara Falls.
Ma è Niagara Falls o no? Niagara Falls? Boh, basta che dormiamo. Lì ci abbiamo Totto che sta aspettando i fuochi e Lavinia che è crollata, quindi non vedrà i fuochi. Così, in un parcheggio. Dio, sta attento, ma puzza. Cioè, fa la puzzetta, no? Ma che figata! Puzzala! Noi siamo Maria dell'Hotel e spero che questa musica finisca presto. Fede è andata dentro a chiedere dove possiamo parcheggiare, che qua la città è un casino, eccola. Hanno il parcheggio, ci pensano tutto loro, però mi serve la carta di credito. Musica dal vivo. Questo è l'ingresso dell'hotel, che sembra scicchettoso. Totto! Totto! Totto ci ha abbandonato. Siamo arrivati all'hotel e si è addormentato. Voglio dire, anche se c'è tutta questa musica, che sono davvero felice. Cioè, in questo momento mi sento davvero grata per tutto questo. Per tutto, per la nostra famiglia, per il posto che stiamo visitando. Bello, bello, bello. Arrivati in stanza. Fefè dà un suo primo commento. Che commenterà? Veloce room tour con due letti queen, ma in realtà a me sembrano molto più grandi. La televisione, mentre di qua c'è il bagno, molto grande. Questo è il lavabo, la tazza e la doccia. Mega asciugacapelli. Vede, sta combattendo con l'aria condizionata, la mettono sempre a palla. Non si spinge, ho tutto staccato la spina. Mi sono fatto una bella doccia e stavo facendo cascato alle cascate di Niagara. Meno male che non è successo. Ti salutiamo perché siamo davvero tanto stanchi. Domani altre 6 ore di macchina. Il piccoletto si è svegliato, quindi si è beccato pure lui una doccia, ma super veloce, asciugato dei capelli e adesso sta lì che dovrebbe riaddormentarsi. Vero, mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e condividete questo video a tutti quelli che amano le cascate del Niagara e viaggiare in giro per il mondo. Magari non l'hanno viste o chi invece l'ha vista e ci vorrebbe tornare, perché raga, che meritano, sogno. Meritano. Se grazie. Passate di qua, pensateci. Se avete visto questo video prima di venire qua, ovviamente. Bello. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.